Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Prima di iniziare però, voglio dire una cosa per chi mi segue. Per chi mi segue vi voglio dire grazie. Stiamo diventando tanti ed è grazie a voi se questo podcast continua. Quindi grazie davvero. Per gli ascoltatori nuovi, invece, vi voglio ricordare di seguirmi su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Apple, Google Podcast o YouTube, per non perdere gli aggiornamenti. Scaricate, invece, questo per tutti, scaricate la trascrizione di questa puntata gratuitamente sulla mia pagina Patreon con le parole più difficili tradotte. Quindi, come sempre, patreon.com/italianstorieswithdavide. Bene, ora possiamo iniziare. Allora, recentemente ho letto un libro intitolato The Paradox of Choice di Barry Schwartz, uno psicologo americano. Molto bello, bellissimo e consigliatissimo. Però da questa lettura ho iniziato a riflettere, a pensare a come questo problema della scelta è valido anche quando impariamo una lingua straniera. Il mondo, infatti, è molto diverso da 70 anni fa. Prima degli anni 50, in Italia e in generale nel mondo occidentale, c'era poca varietà, poche cose da scegliere. C'era solo un tipo di jeans, un solo tipo di farina, poche possibilità di fare lavori diversi, mentre invece oggi siamo in un'era di tantissima libertà, tantissimi prodotti, lavori e servizi, anche per imparare una lingua straniera. Ma può essere un grande problema, un paradosso di avere molta libertà per scegliere, che è positivo, ma che crea un risultato negativo per la nostra psiche, per la nostra salute mentale. Allora vediamo che cos'è il paradosso della scelta, come crea problemi in generale e per imparare una lingua, e ovviamente come superare questo ostacolo. Allora sigla e diamoci da fare! Questa puntata sarà un po' diversa dalle altre. Parleremo di un argomento diverso e abbastanza importante per chi sta imparando l'italiano o altre lingue straniere. Oggi quindi non parliamo della storia di un personaggio iconico italiano, oggi parliamo della nostra storia, di come noi impariamo, perché secondo me anche queste storie sono fondamentali, ordinarie, ma fondamentali. E comunque poi avete capito che questo podcast è un po' eclettico, anche un po' anarchico, ok? Però prima di tutto dividiamo questa puntata in tre parti. Prima voglio spiegarvi qual è il problema e poi perché questo paradosso è veramente un problema e alla fine, per finire, come superare, to overcome, questo problema. Allora, iniziamo con una storia. Nel libro, lo psicologo Schwartz racconta di quando è andato a comprare un nuovo paio di jeans in un negozio. Non era un amante delle mode, in altre parole non era molto interessato ai trend, a come vestirsi alla moda.
Per Schwartz un paio di jeans è uguale a un altro, non ci sono differenze. In italiano usiamo l'espressione uno vale l'altro. Literally, one is as good as the other. That's all the same. Quindi uno vale l'altro. Ma per la commessa del negozio di jeans, uno non valeva l'altro. E allora la commessa tira fuori, mostra al povero Schwartz almeno 10 tipi di jeans diversi. E lui non sa cosa fare, lui voleva solo un paio di blue jeans. Come dei blue jeans! Blue jeans! Blue jeans! Se andate al supermercato, vi capiterà sicuramente qualcosa di molto simile. Per esempio, in Italia, in un normale supermercato, vendono almeno 10 marche, brand, di acqua in bottiglia. Tutti diversi, come brand, con loghi e slogan diversi, ma sempre acqua. E quale scegliere? Quale acqua scegliere? Un altro esempio è qui in Olanda. Qui in Olanda ci sono decine di tipi diversi di crackers e decine di burro di noccioline, peanut butter, pindakaas in olandese, che sono diversi. E quale burro di noccioline devo scegliere? E la stessa cosa succede con le lingue, perché Quando ero un bambino negli anni 90, e sono molto vecchio, mi ricordo che mio padre comprava un corso di inglese con il giornale. Erano corsi semplici con un dialogo, liste di parole da ripetere ed esercizi di grammatica. Ovviamente questi corsi non erano molto pratici, e i metodi utilizzati non erano molto efficaci per imparare veramente una lingua. Ma questo posso dirlo adesso, dopo che ho studiato per 10 anni linguistica applicata e come si imparano le lingue. Ma torniamo a noi. Parlavamo di corsi di lingue e 25 anni fa c'erano pochi corsi e libri per imparare le lingue straniere, soprattutto per l'inglese. Esistevano poi anche altri corsi per spagnolo, francese, tedesco, ma erano veramente pochi. Oggi invece esistono centinaia di libri, corsi online, canali YouTube e Instagram da seguire. Ci sono centinaia di app con le lingue di tutto il mondo. Ogni YouTuber o Instagrammer o influencer dice che il suo metodo è migliore, semplicemente perché ha forse funzionato con lui, non per studi statistici reali. Molti metodi sono uguali, e mentre invece molti sono diversi. Molti dicono che imparare le lingue a scuola, per esempio, non funziona, anche se poi i problemi dipendono dal singolo professore o da quanta voglia di studiare ha lo studente. Ecco. Ci sono troppe risorse oggi per imparare una lingua, anche per imparare l'italiano. Prima abbiamo parlato dei corsi di inglese, per esempio, e di come non funzionassero nel passato. E beh, oggi sappiamo meglio l'inglese in generale, ma per l'esposizione ai media e ai film in inglese, non perché abbiamo più corsi, per avere più corsi a disposizione tra cui scegliere. Ma non solo. Vi faccio un esempio. In questo momento io sto studiando l'olandese, che è una lingua con una grammatica facilissima ed una pronuncia difficilissima. Wat is je favoriete taal? Ik vind mijn moedertaal natuurlijk Nederlands. Avete capito qualcosa? Beh, anche qui all'inizio c'erano moltissimi corsi, app, canali, e provare a seguire tutto era assurdo. Ma allora, quale scegliere? Perché è un problema scegliere e qual è tutto questo problema? Come possiamo fare?
Veniamo alla seconda parte. Avere troppa scelta è un problema. Voi penserete, ma molta scelta non significa avere più libertà di decidere? Sì e no. Per prima cosa, secondo Schwartz, avere troppe cose da scegliere può creare paralisi. Se abbiamo molte scelte, noi vogliamo il meglio, il miglior corso, il miglior insegnante di lingua, il miglior canale o podcast. Ma molti corsi, insegnanti e canali hanno vantaggi e svantaggi diversi. È difficile scegliere il migliore di tutti. Così possiamo bloccarci. Pensiamo così che sceglieremo in futuro quale corso, podcast, canale, film in lingua straniera o in italiano seguire. Sceglieremo in futuro. Ma forse non lo faremo mai, non sceglieremo mai in futuro e non impareremo mai una lingua. Un altro problema è il risultato. Dopo che abbiamo scelto un corso o un insegnante, deve essere perfetto. Se non è perfetto, rimpiangiamo, we regret, la nostra scelta. Pensiamo che forse gli altri corsi, canali, film o insegnanti sarebbero stati migliori. Abbiamo perso un'opportunità, una possibilità. Allora proviamo con un altro materiale o un altro insegnante, ma il problema rimane. Il problema è che le nostre aspettative sono troppo alte. Pensiamo che con un corso impareremo a parlare in una lingua straniera in un mese e con un canale Instagram impareremo e sapremo usare tutta la grammatica e tutti i modi di dire in una settimana. Quando scopriamo però che non funziona in questo modo, che non possiamo perché non è possibile per la memoria umana, non è possibile imparare in fretta, così in fretta, allora pensiamo che altri metodi, altri canali, altri insegnanti sarebbero stati migliori. Addirittura dopo molti corsi falliti, dopo molte volte che cambiamo la nostra scelta, pensiamo che il problema siamo noi. Pensiamo di non essere bravi con le lingue. Altre volte ancora cambiamo lingue, facciamo un po' di italiano, poi spagnolo, poi cinese e poi giapponese. Le proviamo tutte, ma non andiamo mai avanti, perché le nostre aspettative sono troppo alte. Pensiamo di imparare una lingua senza fatica, velocemente, soprattutto quando ci parlano del metodo migliore, del corso migliore, dell'insegnante migliore. Vi faccio un esempio personale. In passato ho provato a usare tanti metodi, tanti materiali allo stesso tempo per imparare le lingue. Soprattutto mi ricordo con il russo, ma i risultati sono stati molto negativi. Mi ricordo che usavo un libro per la grammatica, due o tre app sul cellulare, un libro di storie facili e seguivo un podcast e due canali su YouTube. Ovviamente non riuscivo a fare tutto, quindi ero scontento perché le mie aspettative erano troppo alte, era impossibile. E infatti anche il mio entusiasmo, la mia voglia di imparare il russo era calata, si era abbassata. Arriviamo al terzo punto. Come si può superare questo problema? Il paradosso della scelta. Con i limiti. Dobbiamo darci dei limiti, creare dei limiti. Secondo Schwartz, possiamo scegliere, ed è importante scegliere, ma dobbiamo limitare. Dobbiamo scegliere poche volte quando ci sono decisioni importanti. Quando scegliamo, dobbiamo ricordare che ogni scelta è potenzialmente un errore. È naturale. Non esiste la scelta senza errore. Dobbiamo scegliere allora il prodotto che è buono a sufficienza, buono quanto basta, the good enough, e decidere dall'inizio che non lo cambieremo, perché in questo modo così ci impegneremo, we will commit. Oggi molti parlano, soprattutto in America, di minimalismo.
E io vi propongo un minimalismo linguistico. Quindi limitiamoci, limitiamo le lingue che studiamo, limitiamo il tempo che dedichiamo e limitiamo i materiali che usiamo. Se abbiamo molta scelta, dobbiamo pensare che un metodo migliore non esista, è solo marketing. Esistono approcci buoni, ma i metodi sono personali. Ma sono sicuro che parleremo di questo aspetto, di questo in un altro episodio, promesso. Ma torniamo a noi. Sceglieremo le cose che funzionano, potrebbero funzionare, per i nostri interessi. O secondo quello che dicono gli esperti o la maggior parte delle persone, non le opinioni personali di un influencer o un blogger. Pensiamo che imparare una lingua è un percorso personale. È normale sbagliare. È parte del percorso. Quindi i corsi, libri o film, tandem, insegnanti non saranno mai i migliori. Non dobbiamo cercare il migliore di tutti, ma quello che è buono a sufficienza, quanto basta. The good enough. Ogni scelta sarà buona se pensiamo che sbagliare è normale e ogni scelta può dare un errore. È normale, come abbiamo detto. Usare una sola app, un solo corso, un solo insegnante è fantastico perché avremo meno stress. Non saremo dei perfezionisti, ma useremo il tempo per la scelta per imparare una lingua davvero. Inoltre, le nostre aspettative saranno più graduali, più basse all'inizio del corso, ma più costanti nel tempo. Come abbiamo visto, se le nostre aspettative sono troppo alte all'inizio, dopo un piccolo problema, il nostro entusiasmo, la nostra voglia calerà, diminuirà. Ma se abbiamo una sola app o corso, il nostro entusiasmo rimarrà graduale. Quindi dedicheremo lo stesso tempo a studiare e imparare l'italiano o un'altra lingua straniera. Perché la verità è che per imparare una lingua a livello intermedio-alto ci vuole tempo. It takes time. E ci vuole passione e lavoro. Ma se abbiamo troppa scelta, non useremo mai quel tempo per concentrarci, per focalizzarci veramente sul serio. Un altro aspetto poi che è molto importante per me è godersi il viaggio. To enjoy the journey. Quando il corso, l'app, l'insegnante è buono quanto basta, siamo sereni, siamo tranquilli e soddisfatti. In altre parole, siamo contenti del nostro viaggio linguistico. E siamo contenti ora, quando stiamo viaggiando, non nel futuro lontano, quando potremo parlare in italiano di astrofisica o di altre cose avanzatissime. E questo è essenziale per imparare, non solo per imparare una lingua. Per esempio, per tornare al mio olandese, in questo momento ho finito il corso base di Michel Thomas, e ho iniziato da poco il corso Assimil. A volte ascolto video brevi di notizie e leggo i fumetti, The Comics, di Paperino, Donald Duck, tutto in olandese. Provo poi a ripetere o a riscrivere le storie con altre parole in olandese. E quando finirò il corso di Assimil, cercherò un tandem, una cosa alla volta, senza stress. Mi sto godendo il viaggio. E voi ragazzi, vi chiedo, vi state godendo il viaggio o siete frustrati del vostro italiano o delle altre lingue straniere che state imparando? Allora, mandatemi un messaggio sulla mia pagina Instagram o lasciatemi un commento. Vi ricordo ancora che trovate la trascrizione gratuita di questo episodio sulla mia pagina Patreon e vi chiedo un grande favore. Se vi è piaciuta la puntata, iscrivetevi su Spotify e Google Podcast e lasciate una recensione positiva su Apple Podcast. Se invece siete iscritti alla mia pagina Instagram, avrete tutti gli aggiornamenti sulle prossime puntate.
Per esempio, la prossima settimana parliamo di una donna italiana di oggi. Per questa puntata è tutto, ma ricordate che non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi facciamo cultura insieme. Alla prossima settimana, ragazzi. Ciao! Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.